Vediamo questo esercizio del pendolo che presenta alcune complicazioni. Il pendolo, cioè la pallina, ha la massa di 100 grammi, il filo è lungo 60 cm fino al centro della pallina. Si trova inizialmente in posizione A, corrispondente a un angolo di 40 gradi con la verticale, questo angolo qua. Il pendolo non viene lasciato andare da fermo, ma viene spinto giù per una breve durata di 50 millisecondi con una forza diretta tangenzialmente all'arco di circonferenza intensa un newton. Per colpa di questa spinta iniziale il pendolo non arriva fino alla stessa altezza di A ma va più in alto fino alla posizione D che è il punto di massima altezza. La posizione B invece corrisponde a un angolo di 20 gradi, la metà rispetto ai 40 gradi della posizione A. Trascuriamo l'attrito. E quindi le domande sono disegnare e completare la solita tabella con tutte le forme di energia nelle quattro posizioni ABCD, analizzare le trasformazioni di energia che avvengono durante l'oscillazione del pendolo fino a quando, a causa dell'attrito, il pendolo piano piano rallenta e alla fine si ferma. Poi c'è da calcolare il lavoro della forza peso tra B e D e sempre tra B e D il lavoro della tensione del filo. Infine c'è da calcolare l'angolo di inclinazione del pendolo nella posizione di massima altezza, cioè questo angolo qua. Questa è la tabella che presenta l'energia cinetica, l'energia gravitazionale, naturalmente non c'è l'energia elastica perché non c'è nessuna molla, e poi c'è l'energia meccanica che è la somma delle due. Questa energia meccanica tra l'altro vedremo che si conserva dal momento che non c'è l'attrito. In realtà l'attrito abbiamo detto che è trascurabile, ma aspettando moltissime oscillazioni, piano piano il pendolo rallenta e si ferma in C. Quindi in realtà questa energia meccanica andrà piano piano a dissiparsi per effetto dell'attrito in energia termica, cioè in calore. Dunque questa tabella vale fin tanto che trascuriamo l'attrito. Inoltre, per calcolare l'energia gravitazionale della pallina, cioè del pendolo nelle varie posizioni, possiamo scegliere arbitrariamente dove porre il livello H uguale a 0. E nel caso del pendolo si sceglie praticamente sempre corrispondente alla posizione più bassa, quindi C. Il motivo per cui la scelta è arbitraria è che quello che conta veramente non è tanto l'altezza della pallina, ma sono le variazioni d'altezza. Infatti sono le variazioni d'altezza che determinano l'energia potenziale gravitazionale che si trasforma in energia cinetica e viceversa. Perciò possiamo subito inserire questo 0 nella tabella in corrispondenza della posizione C dove l'energia gravitazionale è 0 perché abbiamo detto che è il livello 0. Inseriamo anche quest'altro 0 nella tabella perché nella posizione D per un attimo il pendolo si ferma, quindi l'energia cinetica è 0. Ora andremo a calcolare l'energia cinetica in A, nella posizione iniziale, e poi anche l'energia gravitazionale in B e in A, in A e in B. Quindi andremo a riempire queste tre colonne, queste tre caselle della tabella. Vedremo anche che queste tre caselle richiedono una certa complessità di ragionamento. In particolare il calcolo di questi 33 millijoule sarà fatto nel prossimo video. Invece il calcolo di questi 125-35 millijoule di energia gravitazionale il calcolo sarà svolto nel video ancora dopo. Volendo, se uno vuole proseguire nell'esercizio sviluppando il resto della tabella, può anche momentaneamente saltare il prossimo video e il video successivo per andare direttamente al video quello ancora dopo dove c'è tutta l'analisi e si completa tutta la tabella. Per poi tornare magari in un secondo tempo a vedere come vengono fuori questi numeri, l'energia cinetica all'inizio e l'energia gravitazionale in A e in B.